Sì, grazie Presidente. Il consigliere Baroncelli ha la fantastica capacità di riuscire sempre a spaziare in lungo e in largo, anche adesso che ci sono solo 8 minuti di intervento. Io ricordo prima con i 15 minuti era fantastico starlo a sentire, però ci sono delle cose che non possono cadere nel vuoto, anche se non c'entrano troppo con quello di cui stiamo dibattendo ad oggi. Partendo dal presupposto che a me personalmente, per esempio, della vita delle persone potrebbe anche interessarmene fino a un certo punto, si potrebbe anche semplicemente fare un costo di tipo economico e finanziario, no? Si è detto, si fa la scatoletta magica, ci si butta dentro tutto e questo ci risolve i problemi. Allora, l'ASL di Brescia, solo nel comune di Brescia, hanno un'incidenza di tumore alla tiroide del 49% superiore alla media nazionale, del 20% del linfoma non Hodgkin, del 58% del tumore al fegato, del 26% del tumore al seno. Negli ultimi 3 anni i tumori infantili sono aumentati dell'8%. Ora, come ho premesso, potrebbe non fregarmi nulla della vita delle persone, però queste sono cose che hanno un costo economico, visto che il servizio sanitario, fortunatamente, ancora probabilmente per poco, se si continua così, resterà a carico della collettività. Detto questo, noi ci occupammo di questa cosa assurda che è la tassa, la TARES, presentando un ordine del giorno a gennaio del 2012. Lo discutemmo con calma verso aprile, credo quindi un anno fa, in cui dicevamo, guardate che questa è una porcata, perché mette in discussione tutto quella che è la legislazione sull'ambiente fatta in Italia negli ultimi 20 anni, dal 96 a oggi, dal codice dell'ambiente. Tutta. Dalla prima all'ultima, perché se no si cambia il concetto iniziale, poi a cascata viene giù tutto. La risposta dell'assessore, che poi, come purtroppo è accaduto, praticamente è saltato tutto, non c'è verbale, non c'è video. Io fortunatamente per certe cose ho un'interessante memoria, poi per altre mi ricordo poco. Però ricordo l'assessore Balducci disse, pare che a noi non cambi niente. Io dissi, magari assessore, proviamo ad andare oltre il pare, e ora siamo a valutarlo questo pare. È un'ora e facciamo domande e i tecnici ci hanno detto che invece pare che cambi parecchio, uno sulle tasche dei cittadini, due sull'ambiente. Non so cosa siamo a fare qui, ma probabilmente, perlomeno per me, sono le due cose che mi interessano forse più di tutti insieme alla salute. Pare che cambi parecchio, però da questa discussione è arrivato anche dei dati interessanti che poi si rifanno un po' anche a tutta quella che è la nostra critica al gestore a cui affidiamo un servizio, ma affidiamo un servizio che poi praticamente la gestione, mi scusi Presidente, c'è un po' di rumore, tutta la gestione, poi come ci diceva benissimo il consigliere Petrillo, non capiamo chi, il consigliere Bini, non capiamo chi comanda, chi ha la possibilità di imporre determinate scelte di carattere, di tipo politico. Questo mi richiama alla memoria quando il mio precedente collega qui, Giacomelli, disse che forse in quel piano economico sarebbe stato meglio darci un'occhiata un po' fatta meglio, del prenderlo e approvarlo, così come hanno fatto alcuni comuni, anche addirittura con la scritta iniziale di un altro comune. È successo, credo, a Montelupo, che hanno approvato con scritto Castelfiorentino. Era probabilmente giusto e corretto, pur fidandosi del gestore, che come interessante la parte che si è voluto rimettere anche qui in questa delibera, specificando che il capitale è 100% pubblico, anche perché il tecnico oggi ci ha dato un dato interessantissimo, che il conferimento in discarica è passato da 90.000 a 15.000 tonnellate l'anno, un conto a spanne si parla di 10 milioni di euro risparmiati.
un qualcosa, forse qualcosina in meno, ma insomma, se si parla di 130 euro a tonnellate, vado a memoria, probabilmente di questa cifra stiamo parlando, a cui si aggiunge un 30% di aumento in tariffa, a cui si aggiunge per forza di cose un maggior recupero dalle materie prime, che poi certo c'è il costo, il peso e via dicendo, comunque sia un maggior recupero, e qui abbiamo questo piano economico che ci siamo fidati e l'abbiamo approvato. Forse questi 10 milioni di euro semplicemente risparmiati in apporto in discarica, secondo me di per sé meritavano di darci un occhio migliore, poi magari poteva essere anche esattamente lo stesso, ma anche lì è la procedura che non è tornata in un concetto di chi controlla chi. E questo è così, come chiudo dicendo che questa delibera, nel senso, la vedo quasi ormai è un obbligo, no? Non ne scappiamo da questa cosa, però forse se una piccola forza, una piccola lista civica, e noi si è provato come Movimento 5 Stelle a fare un qualcosina a livello toscano su questa cosa, ci si era accorto che questa era una porcata, probabilmente se anche le altre forze politiche che qui siedono e chiacchierano in quest'aula, forse si fossero accorte di quello che stava succedendo, forse tutti insieme ci si poteva mettere un qualcosa, ci si poteva mettere una pezza. Perché una cosa di questo genere è devastante per chi ha fatto un processo di passaggio negli anni da tassa a tariffa, e poi ancora peggiore è per chi ha deciso di fare un passaggio a porta, e poi ancora peggiore per chi ha deciso di fare un passaggio su tariffazione puntuale. Noi siamo nei peggiori dei casi, perché poi ci sa anche il gestore esterno, forse probabilmente qualcosina di meglio sarebbe con un consorzio, forse sarebbe stata gestita forse in un altro modo, ma adesso siamo con sassa alle porte, questo bisogna fare, poi stasera lo faremo. Però probabilmente se le forze politiche, anche partendo dai comuni, invece di leggere sommariamente e, come si diceva prima, dire tanto l'ha proposto l'opposizione e questo facciamo, si fosse data un'occhiata un pochino meglio, ci si fosse messi con l'idea un pochino più costruttiva di dire sì, forse effettivamente non è che ci pare che non cambi nulla, ci pare che ci cambi parecchio, come stasera i tecnici ci hanno detto in maniera esplicita, forse questa cosa qui si sarebbe riuscita a farla capire a quel governo che 2 più 2 fa sempre inevitabilmente 4, e in politica questo non è mai vero. Grazie. Grazie consigliere, abbiamo un problema.